Benvenuti fedeli follower della Fairy Family Film a questo video. Io e Giacomo siamo separati da molti chilometri di distanza per motivi di lavoro, ma non per questo la Fairy Family Film si rompe, non per questo la Fairy Family Film smette di lavorare. E in questa settimana priva di film, serie TV e altre recensioni, riportiamo in auge alcune delle nostre rubriche. In particolare, nel video di oggi andiamo avanti con il secondo esame della nostra Università del Cinema. Il primo esame, Giacomo, l'ha passato. Non brillantemente, ho detto, però discretamente. Vediamo come se la cava con questo secondo esame dedicato in particolar modo agli attori. Come si svolge la prova? 10 attori. Per ognuno di questi 10 attori, Giacomo deve dirmi almeno 3 film, così arriviamo appunto al punteggio di 30 e calcoleremo poi alla fine i suoi risultati. Se Giacomo non ha niente da dire, niente da aggiungere, posso cominciare a torchiarlo con questa prova. Primo No, non ho niente da dire, niente da aggiungere. attore, di cui ti chiedo di dirmi 3 titoli di film o serie TV in cui si trova, in cui recita, è Brad Pitt. Allora, Brad Pitt, partendo dalla fine, c'era una volta Hollywood di Quentin Tarantino, di cui dovete recuperare la nostra recensione, naturalmente, Ad Astra e 7 anni in Tibet. Molto Non a bene. caso. Il secondo attore di cui ti chiedo 3 titoli è l'italiano Luca Marinelli. Allora, Martin Eden lo chiamavano Gigrobò, che se vogliamo è il film che lo ha reso poi celebre, e Non essere cattivo di Caligari, che forse è il suo primo vero grande film. Molto bene, giusto anche questo. Cominciamo a fare un po' più sul serio con Woody Harrelson. Beh, Hunger Games, film così così, però il suo personaggio non era male, stubriacone mezzo svitato. Sicuramente True Detective, prima stagione, grandissima, grandissima prova, e altra sua grandissima prova, sempre dei tempi recenti, Tre manifesti a Ebbing, Missouri. Esattamente, anche questo superato brillantemente. Andiamo con il prossimo attore, ovvero Jonah Hill. The Wolf of Wall Street, vale dire 21 e 22 Jump Street, che sono No, sempre no, se ci quelle. sono dei franchise, solo un titolo vale. Allora, vabbè, 21 Jump Street, The Wolf of Wall Street, e beh, era in Django Unchained, la parte incappucciato, se non ricordo male. Esattamente, giusti anche questi, stai andando bene, siamo quasi a metà. La prima cinquina si conclude con Miles Teller. Urca, Miles Teller, allora, beh, sicuramente Whiplash, che forse è il suo film più riuscito. Niente altro così su dei piedi, mannaggia me. Il prossimo attore è Alessandro Borghi. Torniamo in Italia. Allora, Alessandro Borghi, il primo re Te. sulla mia pelle, Te. e non mi viene in mente. Ai ai ai. Proseguiamo, come vedi, questi stanno facendo più complicati. Proseguiamo con un altro attore, ovvero Walton Goggins. Ah. Allora, Walton Goggins, ma era sicuramente in quasi tutti i film di Tarantino. In realtà, dai, sicuramente una parte nei film di Tarantino ce l'avevo. Beh, in Django c'era. Era in Django. No, Sicuro. aspetta, aspetta, aspetta. C'è una serie TV che abbiamo visto con Walton Goggins, no? Di recente. Cioè. Boh, non mi viene in mente. Prossimo Grave errore. attore che ti chiedo, qui la buttiamo un po' in vacca, però insomma ci sta con il personaggio, è uno che si è riciclato come attore, in realtà faceva tutt'altro nella vita, ovvero Mike Tyson. Mike Tyson, cioè, andiamo proprio sul tosto, sul difficile. Una notte da Vita leoni, il primo capitolo di Una notte da leoni c'era Meo. sicuramente Mike Tyson. E non lo so, non mi viene in mente dove altro potrebbe essere. Ah, era in Ip Man forse, in uno degli Ip Andiamo Man. Mi ricordo, perdonate, non ricordo il capitolo però. con il prossimo, qui diciamo la riportiamo un pochettino, troviamo un pochettino più sul semplice con, perdonate la pronuncia, Kyle MacLachlan. Allora, Twin Peaks, dicendo Twin Peaks dici tutto praticamente, Dune,
E visto che stiamo parlando sempre solo di Lynch, anche Velluto Blu. Siamo in campo Lynch. Esattamente, esattamente. Siamo arrivati all'ultimo, ovviamente l'ultimo non può che essere, forse non il più difficile, potresti sorprenderci, però diciamo quello che a prima vista potrebbe creare più problemi. Ti chiedo infatti, Wikipedia nel computer. Ti chiedo infatti, Tony Leung Chiu Wai. Tony Leung Chiu Wai. Sì. In The Mood for Love. Mm-hmm. The Grandmaster era anche. Sì. E Eros, possibile. Altrimenti mi arrendo, non ne so, non mi vengono in mente altri, così su due piedi. Però no. Mentre tu cerchi, potrei cercare. No, no. E quindi in tutto sono 5 errori e il tuo punteggio di conseguenza è di 25 su 30, che mi sembra fosse lo stesso punteggio anche di quello sui registi. Quindi, signor Ferri, lei si mantiene costante. Accetta questo voto? Yes. Molto bene. E con questo è tutto. Qualche avvertimento, qualche consiglio da dare alle persone che ci hanno seguito fin qui? Guardate il primo esame di questa università, cattivissima, peraltro. Dopo aver guardato quel video, aver lasciato mi piace a quel video, lasciate mi piace anche a questo video. Guardate i nostri altri video, siamo tornati un po', non dico normalmente, alla normale routine settimanale, però stiamo cercando che con i cinema che riaprono a tornare verso quella routine. A fine settembre ci sarà un appuntamento molto importante per noi della Ferie Family Film, che però non vi spoileriamo riguardo una serie TV, diciamo solo questo, quindi seguiteci per rimanere sempre aggiornati, premete la campanellina e noi ci vediamo quindi molto molto presto per nuovi video con la Ferie Family Film. Ciao a tutti!